Salutiamo il nostro capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli. Non solo di tendervi, di rappresentarvi adeguatamente, ma anche e soprattutto di frequentarvi, perché se uno non frequenta la propria gente difficilmente è nella condizione di poterla rappresentare. L'abbiamo voluta far sedere, capo, nel momento in cui parlava a Venezia, cioè al raduno. Vengo io. Però dobbiamo dirlo anche che da lì è iniziata la sua fortuna. Cioè lei ha avuto qualcosa da parlare, no? Nel senso. Grazie di essere intervenuto qui da noi. Come lei ben sa, il nostro congresso nazionale me l'ha rifacciato più volte che non vedeva che arrivasse l'ora, che in modo che, no, che uscissimo, cambiassimo. No, scherzavo, dai. Grazie alla vecchia per la nuova, tranquillo che va. Con il capo abbiamo interloquito molto anche sulle nostre dinamiche, che non certo per fare, volevamo anche iscriverlo ma non era possibile visto che ormai è prefetto, però su una cosa noi ci vantiamo, lei lo sa, se non ci fossimo stati noi lo diciamo sempre, lei non sarebbe stato il capo della polizia, perché lei ha vinto il nostro sondaggio, ma l'abbiamo votata le primarie, l'abbiamo votata. La parola al nostro capo della polizia Franco Gabrielli, grazie di essere venuto. Grazie a tutti, grazie segretario. Io questa mattina sono qua per dovere e per piacere. Per dovere perché credo che un appuntamento congressuale, che è la massima espressione della vita democratica di un'organizzazione sindacale, debba vedere l'amministrazione molto interessata a che questi appuntamenti si celebrino e gli esiti di questi appuntamenti poi, come voi sapete, non possono non avere un diretto riverbero in quelle che sono le dinamiche che in qualche modo attengono alla vita dell'intera amministrazione. E quindi immeritatamente, anche se ho vinto le vostre primarie, oggi ho il dovere di portare il saluto mio personale, ma anche dell'amministrazione nella sua essenza diciamo formale, che ho l'onere e l'onore di rappresentare. Ma come dicevo è anche un piacere per l'affetto, la considerazione e il rispetto che in questo anno la vostra organizzazione ha portato alla mia persona e a quello che io rappresento. E anche per testimoniare la correttezza di un'organizzazione che ovviamente, come tutte le cose di questo mondo, non rappresenta nella sua totalità le cose che io penso e di cui in qualche modo ogni giorno provo a realizzare, perché è giusto che sia così. Io credo che anche la critica, anche le diverse posizioni siano importanti nella vita di un'amministrazione e nella vita di un'organizzazione come la nostra, e anzi mi preoccuperei del pensiero unico e mi preoccuperei del fatto che tutti la pensino alla stessa maniera, e quindi anche se ci si trova su posizioni difformi, questo non significa che non si possa e non si debba percorrere il medesimo tratto di strada. Però io devo riconoscere alla vostra organizzazione la serietà anche nel rappresentare nei giusti modi e nei giusti termini, ripeto, anche posizioni difformi. E non mi riferisco a quella che è una delle vostre attività primarie, cioè quelle che riguardano la vita al di fuori dell'amministrazione, mi riferisco principalmente alla dialettica interna. E oggi non posso non rendere merito al segretario Maccari, ma anche ai colleghi che lo hanno supportato, della serietà con la quale il COISP ha vissuto questa complessa e articolata vicenda del riordino delle carriere. Guardate, come vado dicendo in giro per l'Italia, forse potrei essere quello, essendo stato in esilio per 10 anni, a essere un po' quello più severo nel dare giudizi su questo riordino, nel senso che rispetto a un mondo vagheggiato potremmo in qualche modo trovare anche situazioni migliori. Io credo e continuo a sostenere che questo è il migliore dei riordini possibili per le condizioni date. È anche un riordino che anche in queste ore stiamo cercando di correggere e che avrà questo anno sul quale noi potremmo ancora intervenire. Però in queste fasi il COISP non ha mai abbandonato i tavoli, non si è mai posto in un'ottica meramente antagonista e rivendicativa, ha sempre con coerenza tenuto le proprie posizioni, ma soprattutto ha cercato di rappresentare e tenere le posizioni delle colleghe e dei colleghi che in qualche modo rappresentava nella sua specificità, ma in qualche modo rappresentava nella genericità dell'appartenenza alla nostra amministrazione, e di questo oggi io doverosamente vi rendo merito. Come, consentitemi un ringraziamento al segretario Maccari, ma anche per le modalità con le quali, io non so come finirà questo congresso, chi vincerà, insomma, anche se poi come nei romanzi gialli l'assassino è sempre il maggiordomo, poi magari sono quelle cose che si sanno anche a prescindere dalla segretezza delle modalità con le quali anche in uno spirito democratico poi alla fin fine certe cose si sanno ancora prima che accadano. Però, siccome io sono un profondo rispettoso delle dinamiche, non dirò di chi sarà, dirò semplicemente di chi è stato, e quindi grazie segretario per la sua vicinanza, per quello che ha fatto, per le angustie che mi ha provocato, dal momento che, insomma, con la pizzata qualche problema me l'ha creato, ma non tanto per le cose che sono state dette, che poi qualificano molto spesso chi le dice, ma perché lei sa, segretario, che io sono disposto a discettare sulle mie capacità, ma non sono assolutamente disposto a discettare sulla mia onestà. Quindi su questo non... Però, detto questo, veramente augurando alla nuova segreteria di proseguire su questa linea di coerenza, di attenzione, di rispetto anche e soprattutto reciproco, chiedo alla nuova segreteria di fare insieme a me un passo ulteriore, e cioè di costruire questo forte, se mi è consentito, necessario e ritrovato senso di appartenenza, il quale, guardate, passa principalmente anche e soprattutto non solo da quello che io condivido è la salvaguardia e la difesa della nostra gente, e di questo credo che abbiate tutto da insegnare e nulla da imparare. Chiedo anche e soprattutto un rispetto della nostra amministrazione. Guardate, i capi della polizia per fortuna passano, più o meno longevi, ma passano. I dirigenti per fortuna passano. Anche i segretari dei sindacati passano. L'amministrazione resta. e l'amministrazione è il bene insieme alla gente che la compone, è il bene più prezioso. E io vi vorrei invitare a una riflessione, poi purtroppo devo scappare anche se poi ritornerò perché oggi è la giornata santificata al COISP e quindi sarò presente poi quando sarà presente il nostro Ministro che anche lui vorrà onorare e vi posso assicurare che lo ha fatto con grande partecipazione, con grande, non per un fatto dovuto, quindi a significare o che è cambiato lui o che è cambiato Maccari, insomma poi vediamo poi alla fine la partita chi la vincerà, no? E quindi vi dicevo che questo veramente è un invito che vi faccio col cuore. Io credo che noi oggi viviamo un momento importante della vita della nostra amministrazione, della vita della nostra gente, del nostro essere poliziotti. Ed è la cosa alla quale ognuno di noi profondamente poi alla fin fine, anche a volte, anzi un sindacato, a maggior ragione un sindacato come il vostro, che in alcune circostanze è stato anche sopra le righe, sotto le righe, al di là delle righe, ma credo che lo spirito col quale si è mosso è sempre stato quello della salvaguardia della nostra identità, del rispetto della nostra gente, della tutela di chi in qualche modo veste una giubba alla quale è profondamente, profondamente, sinceramente attaccato. E allora guardate, la salvaguardia della nostra amministrazione viene prima di ogni altra cosa. Tutto quello che noi rappresentiamo, a volte anche magari spinti da una motivazione condivisibile, diventa un boomerang che in qualche modo noi siamo costretti poi a pagare. Io vi faccio un esempio che dovrebbe in qualche modo farci riflettere. Oggi chi in questo Paese metterebbe in discussione l'esistenza dell'Arma dei Carabinieri? Chi? Peraltro in una condizione nella quale noi potremmo anche rivendicare il fatto che in Europa le polizie sono civili, che forse uno è meglio di due, che le sinergie che in qualche modo si realizzano unificando apparentemente possono essere, come dire, migliori di una pluralità. Oggi credo che responsabilmente nel nostro Paese nessuno può mettere in dubbio l'importanza, il ruolo, la funzione che l'Arma dei Carabinieri ha. Peraltro partendo da una condizione di svantaggio, ripeto, si parla tanto di Europa, in Europa la polizia è civile, ma questo è il frutto di chi nel tempo ha saputo con cura, con attenzione, salvaguardare una tradizione, salvaguardare una storia. E voi lo sapete meglio di me. Anche in quell'organizzazione non sono tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri. Ma in quell'amministrazione, come io ritengo anche nella nostra, l'interesse dell'amministrazione deve avere un ruolo, una funzione e un'attenzione particolare. Il che guardate, non significa passare sopra i problemi, far finta di nulla, accettare le condizioni spesso non dignitose. Io recentemente sono stato alla questura di Massa Carrara, che poi è anche la mia città. Io un posto così indegno per poliziotti e per poliziotte difficilmente l'ho trovato, e quindi ho ringraziato anche per la capacità di sopportazione che troppo spesso i nostri uomini e le nostre donne hanno nel vivere in determinati luoghi che sono profondamente non dignitosi per sé e per la funzione che esercitano. E quindi i problemi vanno evidenziati, vanno portati all'attenzione e i problemi possibilmente vanno risolti, perché sennò poi ogni tanto il segretario nelle nostre periodiche frequentazioni, con il garbo, ma penso anche con l'affetto che mi riservi ogni tanto quando mi parla della seconda o della terza volta dello stesso argomento, sono io il primo a essere mortificato, perché anch'io sono stato... Volevo dirle qualcosa del proprio adesso. Esatto. Sono stato educato alla scuola che i problemi si evidenziano per essere risolti, non per essere tutte le volte citati, e quindi... Però ecco, ripeto, il mio non è un invito al pensiero unico, il mio non è un invito a una bieca omologazione rispetto a quello che pensa e dice il capo. Chi mi conosce sa che, siccome sono un po' anarchico io, figuriamoci se pretendo che gli altri non lo siano, quindi, anzi, io credo sempre, chi conosce la mia storia professionale sa che io ho una certa predilezione per i rompicoglioni, cioè nel senso che perché a volte sono quelli che ti danno l'idea giusta, quelli che ti danno lo stimolo giusto, il pungolo giusto. Io diffido sempre dagli yes men, da quelli che dicono sempre sì, va sempre bene, non servono a niente, e soprattutto sono i primi ad abbandonarti nel momento in cui c'è la situazione più critica. Però noi dobbiamo essere sempre più, anche e soprattutto nei confronti della gente che, guardate, e questa non è la nostra gente, e le nostre comunità sono l'unica ragione della nostra esistenza. Noi esistiamo in quanto rendiamo un servizio, noi esistiamo e abbiamo ragione di esistere per il servizio che portiamo alla gente. La gente ci guarda, la gente ci giudica, la gente pretende, perché ormai sempre più la logica è del pago pretendo, e allora l'amministrazione sarà tanto più forte se, come giustamente le organizzazioni sindacali, in particolare la vostra, rivendicano un'amministrazione attenta, un'amministrazione che sia in grado di percepire e di prevenire tutto quello che in qualche modo è nell'interesse della qualità della vita e della nostra gente, ma è anche un'amministrazione che sa presentarsi nei confronti delle nostre comunità e delle nostre collettività come un'amministrazione coesa, un'amministrazione forte, un'amministrazione che è baluardo di legalità, ma è anche un'amministrazione che fa dell'efficacia e dell'efficienza una sua cifra distintiva, e questo lo si fa non solo, guardate, non solo per quello che si è, ma anche per le modalità con le quali noi siamo in grado di rappresentarci all'esterno. E allora questo credo che sia la sfida, che ovviamente primariamente riguarda l'amministrazione e chi in qualche modo la governa e la rappresenta nelle forme istituzionali, ma è anche una sfida che riguarda ogni singola donna, ogni singolo uomo della nostra amministrazione e le organizzazioni, il cui ruolo e la cui importanza è fondamentale, perché chi pensa o chi ha pensato di fare a meno delle formazioni intermedie e ha pensato e immaginato di poter dialogare direttamente con il popolo, il rapporto del principe con il popolo, poi si è dovuto rendere conto che questo non è un metodo che possa in qualche modo essere praticabile, anche perché, se è vero come è vero che a volte le organizzazioni possono essere d'inciampo, è anche vero che molto spesso le organizzazioni hanno la capacità di far sì che la pancia di un'organizzazione sublimi le proprie tensioni rispetto a logiche, a modalità e a comportamenti che sono soprattutto e devono essere soprattutto in linea con gli interessi generali. Quindi auguri a chi avrà la responsabilità negli anni a venire di questa organizzazione, complimenti a chi esce, in particolare, consentitemelo, al segretario Maccari, se uscirà, ma questo Maccari è un personaggio che è difficile da far uscire, nel senso formale e tecnico della questione, chissà che cosa riserverà il futuro. Io posso solo augurargli, ma questo glielo augura non il capo della polizia, ma glielo augura Franco Gabrielli, ogni bene. Grazie segretario.